Quest'idea è nata dalla lettura dei poemetti di questo poeta greco, uno dei massimi poeti greci, che è Giannis Rizzos, e il primo di questi poemetti era Fedra, che attualizzava il mito di Fedra in chiave moderna. E di questo poemetto abbiamo realizzato una prima opera cinematografica di 30 minuti. Nell'idea di continuare su questo progetto di Rizzos abbiamo scelto un secondo poemetto che è Elena. Elena è la famosa Elena del mito, l'Elena di Troia, quella che fu la causa della guerra tra greci e troiani. Anche in questa veste Elena risulta attualizzata in una chiave contemporanea. Elena è molto contro la guerra, contro tutte le guerre, ma soprattutto le guerre per futili motivi. E in più una storia d'amore c'è all'interno, molto bella, con questo ritrovarsi fra due persone grandi e che però ritrovano anche l'amore, in qualche modo il modo di capire che l'amore non ha età, secondo me è molto importante. Io mi sono sempre occupato di teatro, mi ero occupato di cinema solo come grande appassionato di cinema e poi volevo lavorare un po' su quello che è l'attualizzazione dei miti contemporanei, dei miti greci contemporanei. Per questo mi piaceva affrontare questi poemetti in una chiave filmica, in una chiave cinematografica. Ci ha affascinato l'autore Rizzos, ci ha affascinato questi personaggi femminili che sono veramente straordinari e poi rappresentano un'attualità pazzesca, insomma, perché purtroppo di passioni che vanno a finire in maniera drammatica ne leggiamo tutti i giorni sui giornali. La guerra purtroppo è un fatto che ci si avvicina poi sempre di più, che uno si sente veramente ed è angosciante. Abbiamo cercato con questi personaggi, insomma, di mettere davanti agli occhi di tutti quelli che sono i problemi della nostra vita e quindi cercare di rifletterci un attimo. Il personaggio di Elena nell'idea cinematografica è estremamente moderno. Elena è alla fine della sua vita in qualche modo e ripensa a cosa è stata la guerra, come spesso decisioni così tragiche sono prese da altri senza che noi possiamo fare nulla, e questo sta il senso della sua contemporaneità. E però ecco, c'è anche un grande messaggio di speranza. In un momento del film lei dice che lì dove sembra che la forza dell'uomo sembra finire, e io ho messo a punto le immagini drammatiche di alcuni deportati di Auschwitz, lì ecco può comparire la speranza, lì dove sembra che la fine dell'uomo sia certa c'è sempre la capacità e la forza di rigenerarsi. Ci sono delle cose nel testo che sono meravigliose, perché non era solo la bellezza, non è solo la bellezza che noi vogliamo chiaramente rappresentare, anzi, ma il suo desiderio di libertà, di autonomia, di dolore, di sgomento di fronte alle conseguenze della sua esistenza. Perché è quello che è la cosa più bella di questo personaggio. Io ho cercato di lavorare in quel senso lì. Veramente la grande malinconia, il dolore, insomma, e la consapevolezza che una guerra, uno scontro, gli scontri così violenti non valgono mai la pena. Gira e che va, la vita è una ruota che gira e che va. Proviamo a cercare una nuova realtà. Proviamo a cercare una nuova realtà. Stare in libertà costa la metà. La
realtà è una collaborazione ormai di circa 10 anni. Io sono stato sempre un suo fan. Ricordiamo tutti che Mita è stata un mito degli anni 70, addirittura lanciava le mode, il famoso collarino, la Mita Medici, è stata un po' un mito della libertà, no? La sua famosa canzone a ruota libera, quando presentava Canzonissima. E poi ci siamo conosciuti invece per uno spettacolo teatrale e da lì è nata una collaborazione, abbiamo realizzato diversi spettacoli insieme e anche questa Fedra cinematografica e questa Elena. Serviva questo personaggio maschile, fra l'altro molto particolare perché è molto importante, molto intenso, però parla pochissimo, quindi avevamo un po' il problema perché certi attori non capiscono l'importanza di un'interpretazione anche con poche parole. Franco Nero è un attore che ho sempre ammirato moltissimo e poi era assolutamente pertinente, calzava benissimo in questo ruolo di attore in qualche modo maturo. Ha un fascino, ha una capacità, un'espressività, due occhi che insomma incantano. E quindi così gli ho parlato di questa cosa, perché io sono anche produttrice di questo lavoro, di questo progetto, e lui è stato entusiasta. Cioè, quindi questo è veramente un segno di grande capacità di comprendere i ruoli che uno ti propone, perché non era facile, pensavo che sarebbe stato più complicato. Franco Nero ha girato 170 film circa e continua a girarne, è stato anche, fa il regista, fa anche il produttore, una persona molto tranquilla e che ama molto il suo mestiere. Poi, come dicono gli americani, ha un viso, gli americani dicono camera loves you, ha un viso che evidentemente lo dimostra la sua carriera, buca allo schermo. Ed è stato bellissimo lavorare insieme, vabbè, insomma. Quasi quasi si stava scatenando sta passione, veramente, perché insomma è inevitabile, no? Lui ha un fascino, io insomma me la cavo. Torino, che è una città già più grande, più difficile, che ha tante cose, che si sta sviluppando molto su come film commission, e ci hanno dato una grossa mano. E questo secondo me è molto molto importante per il cinema, perché il cinema, e anche per il luogo, e per Torino, e per le città, i luoghi dove si girano delle cose, perché poi si ha un riscontro, perché appunto i film, il cinema gira per il mondo, viene visto da persone molte particolari che vanno, scelgono di andare a vedere una cosa, e quindi anche il luogo dove viene girato è molto importante.